Siamo in diretta con noi. Vai. Dai Antonio, su, prego, sì. Prego, Antonio. Come si guarisce? È proprio inguaribile questo fatto. Ma grosse malattie, che malattia è? Quale malattia è? Sindrome della trasferta. Sì, vabbè, ma siccome giochiamo in casa non dobbiamo parlare della trasferta, parliamo la prossima, la prossima settimana. Ma niente, no, non è inguaribile, che ci vuole pazienza, ci vuole calma, ci vuole. Il campionato sta lì, ce lo stiamo giocando, quindi. Non è, siccome c'è la fortuna di giocare subito, dobbiamo molto concentrarci sulla partita di domani, più che stare a parlare di altro, anche perché giochiamo in casa, quindi della trasferta magari ne parleremo alla vigilia della partita con lo Spezia, quindi parleremo di altre cose. Oggi credo che l'attenzione vada riportata immediatamente alla partita di Latina, che è quella che ci interessa di più, che mi interessa di più e che deve... soprattutto alla squadra interessare di più, perché abbiamo una grossa chance per rimetterci subito in piedi. Mister, posso chiederle perché non ha parlato? Non ho parlato perché ero molto, e sapevo che sarebbe andata a finire così, ero molto arrabbiato con l'arbitro, ma non per la conduzione in generale, fermo restando che è da rivedere, per l'espulsione che è stata una cosa... E perché mi aspettavo che poi sul referto ci fossero scritte cose che non sono accadute, perché io non ho offeso nessuno, ho fatto solo una considerazione di 5 secondi sul fallo subito da Brienza, che tra le altre cose è stato un fallo anche abbastanza pesante, visto e considerato che il giocatore è uscito e si è fatto anche male abbastanza seriamente. Ho detto due parole, poi mi sono messo seduto, il quarto uomo non se n'era neanche accorto perché non sapeva neanche se dovevo uscire io o doveva uscire Soliano, e lui con un atteggiamento che non mi è piaciuto ma ha allontanato. Questa cosa mi ha fatto arrabbiare, siccome a fine partita ero anche ulteriormente arrabbiato anche per la sconfitta, ho preferito non parlare per non creare problemi e sono stato zitto per una partita, parlo oggi quindi non c'è problema. Era solo una cosa verso il discorso arbitrale, anche perché, scusa, finisco, non mi sembra che nelle ultime settimane, non voglio entrare nella conduzione dell'arbitro che a mio avviso è rivedibile anche nell'occasione del gol annullato, andatelo a riguardare bene, però al di là di questo qui non è che sto cercando una scusa, l'atteggiamento degli arbitri insomma nelle ultime settimane a mio avviso nei confronti di questa squadra, di questa piazza, di questa, non è stato proprio lineare. Se andiamo a guardare gli episodi insomma siamo stati un po' danneggiati sia nelle partite che abbiamo vinto che in quelle che non abbiamo vinto. Siccome siamo una piazza importante che porta allo stadio anche parecchia gente, magari un po' più di attenzione anche nei nostri confronti, insomma, sarebbe giusta e meritevole. Tutto qua. Come sta Brienza? Male. Abbiamo fatto comunicato poco fa. Sta male, quindi è un problema grosso, infatti mi ero arrabbiato proprio per quello, perché guarda caso poi c'è avuto un problema incrociato, quindi significa che il fallo c'è stato e come. E invece neanche è stato fischiato nulla lì. Ecco perché mi ero arrabbiato. Ma si ha un'idea sui tempi possibili? Non lo so, questi sono da valutare. Sicuramente non è una cosa brevissima, questo è poco ma è sicuro. Altre domande? E nei contrattempi dall'ultima sconfitta? Scusa? Dall'ennesima sconfitta, sì. Esterna? Sì. Non lo so, perché questa squadra è stata spesso altanelante da questo punto di vista. No? Ha fatto partite fuori casa... Non all'altezza, e poi in casa ha sempre rifatto bene, perché anche nell'ultima gara noi col Novara, al di là del risultato, abbiamo fatto secondo me una prestazione importante, e quindi mi aspetto una prestazione su quella falsa riga. Poi è chiaro, ci sono delle cose da sistemare. Io ripeto, qui il percorso è un po' particolare, è stato un po' lungo, abbiamo speso un po' di energie, non siamo stati molto fortunati da un certo punto di vista, perché anche i giocatori che... Speravamo di arrivare in questo momento del campionato con una rosa ben più cospicua, insomma, in tutti gli effettivi. Invece continuiamo a perdere giocatori, un po' per infortuni, un po' perché per acciacchi vari. Non siamo riusciti, insomma, ancora a portare tutti i componenti della rosa a un livello di forma accettabile e soprattutto ad averli. Perché, per esempio, ci sono stati giocatori che abbiamo visto poco, tipo Greco, tipo Morleo, a tratti. E sta cosa onestamente non me l'aspettavo. Poi ancora il discorso di Brienza è una catastrofe, perché Brienza insomma è un giocatore molto importante per noi, e certo qualcosa cambia, perché comunque hai perso un giocatore
che finora era stato probabilmente il più positivo, tra i più positivi, un giocatore poi di un certo tipo, per noi, per il nostro modo di giocare, un giocatore determinante, per cui perderlo è un grosso dispiacere, è un grosso problema. Però dobbiamo comunque rialzarci, riattrezzarci, il campionato ce lo impone, la classifica ce lo impone, perché comunque siamo lì, stiamo giocandoci le nostre possibilità per andare ai play-off. Noi non abbiamo, io da me dichiarazioni di un certo tipo non avete mai sentito, io ho detto rimettiamoci in piedi, proviamo a fare un discorso, una rincorsa che ci possa permettere di giocare questi benedetti play-off nella miglior posizione possibile. Punto. E questo è ancora tutto quanto attuabile, tutto può verificarsi. Certo, deve cambiare un certo tipo di atteggiamento in alcune partite, ma non tanto questa di Vercelli, che è stata una partita, secondo me, povera di episodi. Insomma, loro hanno fatto un tiro e mezzo in porta, ci hanno fatto gol e noi non abbiamo tirato mai in porta. Questo, insomma, è le cose sulle quali dobbiamo lavorare, al di là dell'atteggiamento e della mentalità. Però ripeto, questa squadra ha fatto un percorso, a mio avviso, molto interessante. Non abbiamo mai avuto grossi periodi di cali di rendimento, nel senso, non è che abbiamo cannato 4-5 partite di fila, casa fuori. Abbiamo sempre fatto dei passi falsi in trasferta nelle ultime settimane, rimessi a posto poi da grosse prestazioni in casa. Siamo stati un po' altalenanti. Ora questo forse è un momentino un po' più di, chiamiamolo, di piccola crisetta, perché nelle ultime 5 partite abbiamo fatto solo un gol, invece dobbiamo cercare di riattrezzarci per andare a fare gol, e abbiamo fatto pochi punti nelle ultime 3 gare. Questo, diciamo, è da novembre, per quello che mi riguarda, è il periodo un po' più critico. Lo dobbiamo superare perché il campionato incombe, non ci possiamo stare a piangere troppo addosso, senza stare a essere né troppo depressi né troppo esaltati, come sempre. C'è Latina, bisogna vincere con Latina. E poi andiamo a giocare le prossime partite cercando di migliorare possibilmente questa classifica, perché è nelle nostre possibilità.